Burtone. Ci siamo. Nichi. Da Torre, velocemente. La votazione è chiusa, la Camera respinge. A questo punto abbiamo terminato l'esame degli ordini del giorno, passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Gioia, che non c'è, quindi si intende abbia rinunciato. Onorevole Locatelli, prego. Grazie, signor Presidente. Con la conversione in legge del decreto in esame, quest'Aula torna ad occuparsi ancora una volta dell'Ilva e delle delicatissime questioni ad essa connesse. L'urgenza di provvedere, così come la gravità delle situazioni oggetto del decreto, sono lampanti. Su di esse, dunque, non occorre spendere una parola di più. Nel merito, il decreto che ci accingiamo a convertire interviene nuovamente sulle procedure di cessione di questo complesso aziendale a soggetti terzi, nonché sulla previsione di ulteriori misure di dettaglio volte a guidare questa delicata fase di passaggio, assicurando un'adeguata tutela dell'ambiente e della salute della popolazione di quel territorio. In particolare, mi preme richiamare l'attenzione su alcune norme del decreto particolarmente significative, quali l'obbligo di restituzione degli importi erogati dallo Stato in capo alla stessa amministrazione straordinaria.